Okay, the guys have found a leak in one of the coolant lines, so we're patching that up as we speak. Hold tight for now until we've got everything checked over.
car repairs have set us back a little. Le qualifiche sono terminate, quindi rivediamo i primi tre. Leclerc, Hamilton e George Russell. Le qualifiche sono finite e ora attendiamo. Per anni gli appassionati olandesi si sono dovuti accontentare dei gran premi sparsi per l'Europa, ma ora il sogno è diventato realtà. Il gran premio è tornato a casa loro. Un caldo benvenuto a tutti gli spettatori che ci seguono da casa e il pubblico tra gli spalti, pronti per dare il via al Gran Premio d'Olanda. Un giro breve, lungo circa 4 km, con 14 curve, 10 a destra e 4 a sinistra. Il rettilineo principale, lungo 678 metri, porta in curva 1 la fantastica curva Tarzan. Con il DRS attivo potrebbe creare ottime opportunità di sorpasso. Vediamo ora la griglia di partenza in attesa della gara di oggi. Charles Leclerc parte dalla pole position e Lewis Hamilton completa la prima fila. Nel resto della griglia invece Russell, Sainz, Max Verstappen e Perez, Fernando Alonso, Ricciardo, una McLaren ed Esteban Ocon, Albon, Gasly, Lando Norris e Zhou, Magnussen, Mick Schumacher, Yuki Tsunoda e Nicolas Latifi, Stroll e Valtteri Bottas a chiudere in fondo allo schieramento. Siamo quasi allo spegnimento dei semafori, quindi vediamo un po' come procedono i preparativi giù in pista. Un caldo benvenuto a Versecchi che mi affianca in cabina quest'oggi. Parliamo un attimo della Williams. Cosa pensi della loro prestazione in questa stagione? Beh, l'atmosfera che si respira in quel team è molto positiva per il momento. Il morale di tutti è alto e si divertono. Questi fattori hanno contribuito molto alle prestazioni che abbiamo visto. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Overheating the engine will exacerbate the issue, so keep temps under control. Focus now for the rest of the race.
Okay, we're reaching a danger point with the wear on the MGUH. Overheating the engine will exacerbate the issue, so keep temps under control, please. When you're within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Our teammate by 2.0 seconds.
new strategy available. Chance of taking this position. Come on, you know what to do. Okay, we want you to pit this lap, so push now, push. Just focus on the driving. I've got information on Stroll. Okay, they're out of this race. Perfect job from you and the crew there, mate. We're delighted with that. Up to speed now. Let's get some heat into those tyres.
Right, we're seeing a loss of power from the turbocharger now. Loss of power on the turbo. Check your MFD for a new strat. Manage your tyres.
time behind is 6.3 seconds. With 5 laps of fuel remaining, 5 laps of fuel left.
teammate by 10.9 seconds. Okay, we've only got one lap of fuel remaining. Okay, gap ahead is 3.9 seconds. Vincitore che accede con la sua Ferrari nella corsia dei box. Che gara fantastica! Cos'è che ha fatto la differenza in pista oggi? Credo si possa ridurre tutto a una prestazione impeccabile sotto ogni punto di vista. Non sbagliare una curva, leggere il tracciato, applicare le giuste strategie di squadra. Non ne hanno sbagliata una e il risultato lo dimostra. Podio spicca la tuta rossa più famosa al mondo. È una grande vittoria per una grande scuderia. La Ferrari non ha deluso le aspettative.
ora vediamo come questi risultati si riflettono sulla classifica piloti. Il distacco in testa alla classifica si riduce dopo una gara difficile per il leader. Ora una domanda per te. Chi è a tuo parere il pilota del giorno? Charles Leclerc ha dimostrato a tutti di avere la stoffa del campione. Ha corso una gara quasi perfetta. Sono rimasto a bocca aperta. E passiamo ai costruttori. È stata una